Ciao amiche, ciao amici, come si può utilizzare, se si può utilizzare il senso di colpa in modo strategico nella seduzione? Diciamo che la seduzione è fatta di tanti fattori, per cui le seduzioni migliori sono quelle che si innestano su dei meccanismi già precostituiti, meccanismi automatici, in modo tale che la persona si senta attratta, ma di fatto non sa esattamente perché attratta, però questo non impedisce di coinvolgersi, non impedisce di innamorarsi. E quindi il senso di colpa che cos'è? Il senso di colpa in senso generale è il timore di far del male ad una persona cara agendo in un certo modo. Però il senso di colpa o anche il rammarico, diciamo così, può manifestarsi nel senso di far del male a se stessi perché si è agito in un certo modo rispetto ad un altro. Quindi fa scattare il rammarico, tra virgolette, è molto utile, diciamo, sia il rammarico che il senso di colpa. Ad esempio, nel caso delle relazioni, nella seduzione, quando voglio coinvolgere una persona, devo sempre far sì che se qualcosa non funziona, devo sempre trovare un escamotage in modo tale che questa persona pensi è colpa mia. Non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro, è per questo che lui se n'è andato, è per questo che lui se n'è andato, perché non sono stato abbastanza affidabile nei suoi confronti, non ho fatto tutto quello che lei o lui avrebbe desiderato. Questo è un pensiero che viene spesso. E quindi nel momento in cui noi riusciamo a facilitare l'innesco di questo pensiero, ecco che la persona sarà spinta fortemente ad avvicinarsi perché avrà rammarico, che poi si trasformerà in un senso di colpa verso se stessi, di non aver fatto tutto quello che era possibile o quello che era giusto fare. Ad esempio, possiamo dire una cosa: quando noi vogliamo far vivere una cosa di questo genere, a quel punto lì, ci conviene utilizzare una strategia, chiediamo qualcosa, non lo so. Ah, guarda, mi piacerebbe tanto che mi portassi in vacanza alle Maldive, per fare un esempio. E mettiamo che lui dica: no, guarda, non se ne parla di me, non se ne parla neanche, è un casino andare alle Maldive, eccetera, eccetera. Cioè, ah, va bene, ok. E poi da quel momento lì ti allontani, ti distacchi, diventi più fredda, ti fai percepire di meno innamorata, ti fai percepire più distaccata, in modo tale che lui vada ad associare il fatto che non ha fatto tutto e quindi si sta vivendo questo abbandono, si sta vivendo questa perdita per colpa sua, fondamentalmente. E questo lo spingerà a coinvolgersi ancora di più. Quindi dobbiamo, diciamo, manifestare in qualche modo una richiesta o diverse volte, eccetera, in modo tale che quando l'altra persona non la soddisfa, noi ci allontaniamo. E questo è il modo migliore per innestarsi su rammarico e sensi di colpa e coinvolgere di più, utilizzare questo strumento come tattica di coinvolgimento. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!